Elezioni regionali sarde 2014, intervistiamo Nicola Comerci, candidato per SEL Olbia Gallura. Come mai ti sei candidato al PD, sei passato, diciamo, a SEL? Allora, intanto ti ringrazio. Sì, elezioni regionali del 16 febbraio, Olbia Tempio, Gallura. Sì, io ho militato nel Partito Democratico, a cui sono arrivato dai Democratici di Sinistra. Sono stato l'ultimo segretario provinciale dei Democratici di Sinistra della provincia Gallura. E pensavo che il Partito Democratico rappresentasse una nuova configurazione politica che proponesse nuove forme per veicolare gli stessi valori del passato, cioè il diritto al lavoro, all'uguaglianza, alla libertà, alla solidarietà, alla persona. Questi sono valori che non devono essere ammodernati, non ce n'è bisogno, vanno bene così come sono. Bisogna trovare nuove forme per portarli avanti. Ho creduto nel PD, ho scritto un libro nel PD e tutto questo è andato bene fino al febbraio dell'anno scorso, quando mi sono dimesso da segretario cittadino del PD, in quanto non ho accettato il governo delle larghe intese. Non potevo accettare il governo con le destre, il governo con Berlusconi. In maniera molto silenziosa me ne sono andato e ho cominciato un moto di ripensamento della mia appartenenza politica che mi ha fatto capire che le cose, insomma, non stavano andando nella direzione che io avevo appunto immaginato, in cui avevo sperato, che avevo messo per iscritto nel mio libro. Cioè, invece di trovare gli stessi valori con forme nuove, ho trovato forme vecchie e valori nuovi. Forme vecchie di che tipo? Settarismo, divisione, in bande, in clan e valori nuovi. E questi valori nuovi sono valori che sono stati copiati, diciamo, dalla destra, cioè sono valori che riflettono un modo di pensare che non è il mio, per carità, giustificabilissimo, ma non è il mio. Nel momento in cui c'è un attacco all'articolo 18, quindi un attacco al diritto al lavoro, sono cose in cui io non mi ritrovo. Ora, io nel Partito Democratico, ho fatto una netta divisione tra, diciamo, la base di iscritti, i militanti e i suoi dirigenti. Il mio dissenso si muove nei confronti dei dirigenti. Sono loro che, pur di rimanere, diciamo così, a galla, hanno accettato addirittura un compromesso così forte come l'accordo con la destra. Ecco, questo io non ho potuto accettarlo. Però, insomma, sono rimasto in disparte un anno, sono rimasto un anno, insomma, tranquillo, finché è venuta fuori addirittura la possibilità di una candidatura col Partito Democratico alle regionali. Io ho rifiutato, come ho dichiarato sulla stampa, perché non mi sentivo di, insomma, rappresentare un partito in cui non credevo più. Ho detto di no, io non mi sono mai candidato a nulla. Poi ho deciso invece per la prima volta di accettare questa candidatura con SEL, in quanto ritengo che ormai sia quello il mio spazio politico, uno spazio politico che ricalca la mia area di appartenenza in cui ho cominciato a militare, cioè una sinistra liberale, ma una sinistra. E come mai alle regionali e non alle comunali? Come mai alle regionali e non alle comunali? Ma ti ripeto, non avevo mai pensato ad una candidatura. Tu sai che io mi sono mosso alle comunali, insomma, ho organizzato la lista, abbiamo vinto le elezioni. Però a linea di massima a me interessa la politica. Ecco, sono quelli i territori in cui mi muovo, in cui rifletto. Questa volta ho ritenuto necessario metterci la faccia, cioè mettermi veramente a disposizione in un progetto che per me adesso sta iniziando e che, insomma, continuerà, non si fermerà certo con queste elezioni. E cosa proponi rispetto alla vecchia politica che porta solo i soldi per il carnevale? Allora, io ritengo che ci sia un modo nuovo di concepire la politica. Intanto bisogna cambiare. Cambiare rispetto all'esperienza Cappellacci, la disastrosa gestione della nostra Sardegna. Non abbiamo fatto altro che prendere multe, cambiare assessori, finire indagati, perché la maggior parte del Consiglio regionale è composto, uscente, è composto da indagati. Quindi bisogna concepire un modo nuovo di valorizzare la nostra terra. Il carnevale è un elemento importantissimo. Un elemento importantissimo che deve essere sostenuto, stiamo parlando della nostra città ovviamente, perché porta un introito economico molto ampio e perché rappresenta un ottimo biglietto da visita per la nostra città. Vengono tantissime persone da 6 giorni e via dicendo. Però bisogna porre attenzione anche ad altri comparti che sono molto seri e sono in crisi, per esempio quello del suolo. Ora, la proposta sul problema del suolo può essere paradigmatica per il modo in cui io intendo la politica. Non si possono fare promesse fantasmagoriche, non si possono fare insomma, dei salti all'interno di un universo impossibile. Noi dobbiamo parlare di cose concrete. La questione del sugar è una questione che riguarda l'aspetto qualitativo
La richiesta del sughero è continua, non è vero che non c'è. Si richiede però sughero di qualità. E allora che cosa possiamo fare noi per migliorare tutto questo? Ci sono già delle leggi, diciamo, scritte, con tutta una procedura per migliorare la qualità del sughero. Mi riferisco alla legge 4 del 94, non fatta da un canadese, da un po', che è rimasta inattuata, che prevede tutta una serie di modalità per eliminare tutti i pericoli per il sughero, sto parlando di funghi, no? Che partono dal sottobosco e vanno a minare la qualità della pianta. Oppure c'era una legge nel 2008, non è più che una legge, un protocollo d'intesa che solo aveva fatto il Ministero dell'Ambiente e la Toscana, che prevedeva uno stanziamento di 7 milioni di euro, 2 per la Toscana e 5 per la Sardegna. Ora, la Toscana ha usufruito di quei 2 milioni di euro. Noi invece abbiamo perso le elezioni, è entrato Cappellacci, di quei 5 milioni non si è parlato più. Ora, quei soldi credo che ormai siano persi, e questo è l'ulteriore danno che ha fatto Cappellacci. Però noi dobbiamo muoverci su quella linea, cioè dobbiamo investire in un comparto che è ampio e muoverci secondo un raccordo con lo Stato che serve a risolvere i problemi concreti. Tempio la città della cultura. Io nel mio piccolo cerco di dare il mio contributo anche a questo tipo di prospettiva, ma la cultura può essere anche turismo, la cultura può essere veicolo economico, la cultura va valorizzata. Ecco, bisogna intervenire in maniera seria e decisa, quindi compiendo una sterzata fortissima rispetto a quello che è stato l'operare della giunta regionale negli ultimi 5 anni. È chiaro che la giunta Cappellacci è stata totalmente disinteressata a ogni forma di valorizzazione culturale, scolastica, universitaria. Noi dobbiamo investire su questo. Poi avevi detto che il voto a Muggia è il voto inutile, quindi è meglio votare Pigliaru, come mai? Allora, io non ho un problema personale con la Muggia, la mia è soltanto una riflessione relativa a questo nuovo movimento. Io capisco gli entusiasmi che ha suscitato, capisco la stanchezza della gente, capisco la voglia di cambiare, però si deve cambiare in meglio, non in peggio. Per ciò che riguarda la Muggia, io spero che se debba prendere voti ne prenda a sufficienza per poter governare. Il mio problema non è la Muggia, il mio problema è Cappellacci. Ora, io non vorrei, come insomma è evidente, che la Muggia non riesca a raggiungere la quota tale da poter vincere le elezioni, ma è scientifica la questione. Pigliaru ha 11 liste, la Muggia ne ha 3, qui in Gallura addirittura ne ha 2. È chiaro che 11 liste formate da tanti candidati portano comunque più voti. Quindi tra Pigliaru e la Muggia, chi è che può veramente scongiurare il pericolo Cappellacci? Ovviamente Pigliaru. Io non vorrei che il voto dato alla Muggia, che ritengo un voto ideale, anzi addirittura idealista, no? Un voto bello, pulito, che secondo me però deve andare anche a cogliere le competenze. Io non so questa scrittrice come possa sentirsi in condizione di amministrare una regione. Io non lo so se la voterei come rappresentante, come amministratrice del mio condominio. Cioè amministrare un condominio è una cosa difficile. Immaginatevi cosa voglia dire amministrare una regione. Una regione. Ecco, lei si sente in grado, io su questo non entro in merito. Però, visto che non ci sono le condizioni perché possa vincere, a questo punto io spero che i sardi compiano un voto razionale. Cioè, il nostro problema, il problema di noi tutti, il mio, il tuo, il problema anche di coloro che votano Muggia, è di mandare via Cappellacci. Se la Muggia non ha la forza per farlo, allora indirizziamo i nostri voti verso chi può veramente scongiurare questo pericolo, il ritorno di Cappellacci, cioè Pigliaru. Ecco.